Sentiamo. Io ho cercato di parlare con lei tramite un gioco, Lupus, ieri sera, l'altro ieri sera che abbiamo fatto. Sono stata aggredita perché lei, senza la diretta, diventa Julia. No, no, non mi sembra proprio. Io ho e com'è Julia, scusa Jessica? È una iena. E sarebbe molto bello avere un confronto con lei da persone sincere. Perché se io adesso mi metto a fare Alfonso, ma sai, mi piacerebbe tanto trovare una strada per riunire le nostre sette. Però Alfonso, scusa Alfonso, ma io non sono così, perdonatemi. Dette più di una volta anche all'interno delle case, i componenti, gli inquilini della casa lo sanno benissimo, che non è una situazione delle più rose, perché comunque questa energia negativa e questo squilibrio si taglia con il coltello H24. Io mi sembrava di aver sbagliato in primis perché l'ho giudicata male e non ci siamo trovate, ma nel momento in cui ci troviamo in veranda, lei assiste a un po' il privilegio, tra virgolette, passatemi il termine, di ascoltare pezzi molto per me strong della mia vita, e lei mi guarda in faccia e mi dice: Julia, meno male te ne sei accorta a 26 anni, perché io me ne sono accorta molto tardi, devi voler bene ai tuoi genitori. Mamma. E mi abbraccia, certo, in maniera sincera, e poi certo, sincera non lo è. No, per me non sei mai non, più per me da la me, iena Julia, sei te, abbi non pazienza. Sei mai più venuta, come posso vestire? No, perché mi posso vestire da parli costantemente se male degli se altri di me, non verrò da una persona che non è vera. Mi posso vestire da maschio, me lo dai? Smoking, per Alfonso, non è mai venuta. Mi sembra che le vostre posizioni siano abbastanza inconciliabili. Sì, da me non è mai più. Io esorterei anche a non incominciare a usare quei termini che a me non piace per niente, di energia negativa, perché onestamente, cioè, basta.